Ultima biglia per Pacini. Fa suo il punto e va la Chita. Pacini, punteggio 10 Pacini, 5 Zaffoli. Zaffoli va dietro a pallino. Pacini si proverà subito a fare il calcio del pallino, questa sembra l'intenzione. Prende il pelo della bianca e lo fa fare sul punto, terza biglia per lui. Prova di nuovo il calcio. Questa volta riesce a prenderlo meglio, pallino viene giù, seconda biglia per Zaffoli. Ultima biglia per Pacini per provare a tamponare. Dopo ne avrà a disposizione due Zaffoli. Risponde esterno per Pacini. Riesce a toccare il pallino ma la sua biglia scappa. Vediamo Zaffoli se prova subito a fare il calcio di stricato, ovviamente. Ottimo tiro da parte sua che ne fa 6, si parte in vantaggio 11-10. Ancora una biglia a disposizione. Un minuto Fabrizio. Vediamo se proverà a farne 4 o provare una risorsa. Una risorsa, non riesce a fare punti, 2 di colore per lui, 13-10 e va la Chita. Rimpallo per lui, la sua rischia di andare in buca, pallino si posiziona nel quadrante inferiore. Tagliata di seconda per Pacini.
La direzione sembra lenta. E anche la spinta è corta. Di seconda per Zoffoli, riesce a prendere il punto, tagliata di prima per Pacini, manda via la bianca dell'avversario, fa il punto con due rossi, stabilia per Zoffoli. Ultimo biglietto per lui, che dovrà provare a tamponare, dopo ne avrà a disposizione due pacini per fare più punti colori possibili. Punto di brocco per lui, si posiziona quasi a sponda con la biglia. Due palle per Pacini, proverà a mandare via subito la bianca e provare a fare 10 di colore. Ci prova con un tiro di braccio, bianca che va via subito, i 10 sono dentro, 20 a 13 per Pacini, che va all'acchito. Dieci per lui, risultato 30 Pacini, 13 Zoffoli. Per Pacini, ha rischiato di andare in buca, comunque il pallino è uscito a venire giù e ha preso il punto. Due spugne di seconda per Zoffoli, direzione un po' lenta, ma riesce comunque a mettersi bene sotto il pallino. Tiro d'effetto per Pacini, con quattro sponde, sposta la bianca, va su al punto. Terza biglia per Zoffoli. Due sponde esterno di seconda, bel tiro da parte sua, ultima biglia per Pacini.
corta per lui, provare a posizionarsi in mezzo con il testa pallina. Un tiro che da parte sua si posiziona in mezzo e col tocco sulla bianca tagliato di prima per Zoccoli, prende contro pallina, sposta la rossa, confeziona 4 di colore, porta a 17 contro i 30 dell'avversario e va all'acchito. Pallo per Zoccoli, pallino si ferma nel quadrante superiore, Pacini lo porta sulla sponda, riesce a mettere la sponda anche la sua boccia. Vediamo Zoccoli cosa sceglierà di fare. Prova a mettersi in mezzo, la biglia è corta, da qua sembra bianco, chiama l'arbitro per vedere il punto, riesce a prendere il punto, ora Pacini andrà con la seconda. Prende sia palla che pallino, riesce comunque a prendere il punto, la bianca va vicino alla buca. Ultima biglia per Zoccoli, poi ne avrà due disposizioni Pacini. Tenta uno stacco Zoccoli, per provare a mandare via una biglia dell'avversario. Ora Pacini ha due biglie, c'è la bianca vicino alla buca. Pallino sono attaccate. Sul punto mi sembra che sia bianco, provato a fare il caso della sua per abbassarlo un po' per le 4 di colore, invece ne fa solo uno, si porta sul 34 a 17 e va da Chiti.
sul pallino per provare a diminuire lo svantaggio, ma per lui un altro rimbalzo. Pallino in buca, riesce comunque a prendere il punto. Via la biglia dell'avversario, Pacini, punto con due biglie. Terza biglia per Goffoli. Punto preso. Ultima biglia per Pacini. Pacini si posiziona in testa biglia. Vediamo Zoffoli che scelta di tiro farà. Se tira contro la rossa in testa, forse bianca può mandare via l'altra rossa. Sceglie il tiro, diciamo, più tranquillo. Due di colore per lui, va a 19 contro il 38 dell'avversario e va alla Kito. Otto di prima per Zoffoli, 27 a 38. Punto di brocco di seconda per Pacini. Due sponde esterno di prima per Zoffoli, che rimane un po' corto. Punto di brocco di prima per Pacini, vediamo se riesce a mettere in testa, sembra molto stretto il tiro, infatti va contro la bianca, punto non preso. Prova lo stesso tiro, con l'aiuto della sua biglia riesce a fare sul punto, terza biglia per Zoffoli. Sponda esterno di prima per Zoffoli, riesce a mandare via la rossa dell'avversario, fa il punto con due biglie, ultima per Pacini. Prova a spaccare in mezzo, magari tagliata, riesce nel suo intento, manda via una bianca, l'altra la allontana abbastanza per riuscire a prendere il punto. Prova un tiro di spinta per mandare il pallino su dalla sua
della sua bianca. Con un po' di fortuna riesce a fare solo un punto, due di colore, 29-38 per Pacini alla Coppa Zoffoli. Un altro rimpallo per lui, questa volta riesce a farne 8. Sette a 38 per Pacino. Punto di Brocco per Zoffoli. Direzione lenta e la spinta lunga. Stesso tiro da parte sua. In questo caso riesce a prendere il pallino e mandarlo verso la bianca che aveva tirato prima. Lo sponde interno di seconda per Pacini. Prende il punto, adesso lo Zoffoli spenderà l'ultima biglia e ne avrà due a disposizione Pacini. Tira d'effetto per Zoffoli, bel tiro da parte sua, due pigli per Pacini, vediamo cosa sceglierà di fare. Prova un due sponde in spinta di seconda. Da qua non riesco a vedere se il punto è preso, ma visto che si interessa alla risorsa, direi di sì. Sponda biglia per lui. Non riesce a fare niente di risorsa, si porta a 40 contro i 37 dell'avversario e va alla chita. Quattro per lui a bocciare, 44-37. Bocciata di rimessa per Zoffoli, ennesimo rimpallo, ne beve due e non prende neanche il punto, 46-37 per Pacini. Lunga corta
per provare a mandare giù il pallino e magari fare dei punti di risorsa. Porta giù il pallino, riesce a fare solo il punto, seconda biglia per Pacini, lui sponde interno di seconda. Vediamo Zoffoli cosa sceglierà di fare. Sceglie un tiro lunga corta di prima. Vediamo se la spinta è lunga. Spinta lunga, non riesce a prendere il punto. Ultima biglia per lui, poi ne avrà due a disposizione il Pacini. Riesce a fare sul punto Pacini. Questa biglia proverà a farne 4. Uno sicuro, vediamo se ci sarà da misurare o riusciranno a vederla d'occhio. La bocciata Pacini che ne fa 8. Pacini 56, Zoffoli 37. Spunta pallino per Pacini per provare a tirarlo giù e magari fare dei punti di risorsa, nulla di fatto. Risponde esterno di seconda per Zoffoli, direzione è lenta.
stesso tiro ma dall'altra parte per Pacini. Ottima biglia da parte sua, ci posiziona in mezzo tra. Abbia anche il pallino, era molto vicino al pallino, attaccato. Lo sponde interno, la seconda per le Zoffoli. Prende la rossa ma non riesce a scappare. Non prende il punto. Lui sponde esterno di prima dall'altra parte per lui. Riesce ad infilarsi in mezzo, fa un bel punto. Vediamo Pacini cosa sceglierà. Tiro in spinta per provare a prendere il punto con le rosse che sono qua su. Ci prende bene, ci sfiora anche l'omette, fa 6 di colore, bel tiro da parte di Pacini, si porta a 62 e va alla Kito, conti 37 dell'avversario. Dritta parte sua, se ne prende su 62 a 37. Lunga corta per Zoffoli, prende scarso il pallino, non fa nessun punto di risorse, riesce comunque a prendere il punto. Vediamo Pacini si proverà a mandare sul pallino. Sul pallino si posiziona a sponda Zoffoli, terza biglia per Pacini ora. Utilizza la sponda lunga per provare a tornarci sotto. Bel tiro. Brutto errore da parte di Zoffoli, l'ultima biglia da parte sua. Adesso avrà l'ultima anche Zoffoli, anche Pacini. Di colore per Pacini che si porta a 66, conti 37 dell'avversario e va a Kito.
abbondante per Pacini. Adesso vediamo se proverà a bruciare la rossa Zoffoli. Bruciata rovesciata per lui. Striscio del pallino per Pacini, non fa punti ma lo posiziona di sotto al castello. Risponde interno per Zoffoli, si posiziona in testa al pallino. Tagliata di prima per Pacini, prende molto bene la bianca, forse non riesce a fare il punto, adesso chiameranno misurazione da parte dell'arbitro. Il punto era bianco, punto di brocco per Pacini. Va contro il pallino, la bassa tutta sponda, due biglie per Zoffoli. Tiro di spinta per lui. Mobile a disposizione. Di colore per Zoffoli, si porta a 46 contro i 66 di Pacini, arriva l'acchito Zoffoli. Punto di brocco di seconda per Pacini.
bacino. Adesso tirerò la terza biglia. Ultima boccia invece per Pacini. Tiro sbagliato anche in questo caso per lui, ultimo bacio per Zoffoli, proverà a farne 6 di colore. Per lui si porta a 47 contro il 66 dell'avversario e va all'acchito. Zoffoli, punti in più, che si è abituato di là un po'. Seconda biglia per Pacini. Tiro completamente sbagliato. Vediamo con la terza cosa fa. Ultima biglia per Zoffoli, punto di brocco si posiziona in testa al pallino. Se abbiamo più sfondo interno per Pacini, poi spinta per una vera bianca, provare a farne 4 di colore. Per lui si porta 70 contro il 47 dell'avversario.
2 per lui, ci porta 72. Sindaco? Di la porta. Punto di brocco di prima per Pacini, tocca la bianca, si posiziona in testa. Ultima biglia per Zaffoli. Risponde esterno, seconda, provare a dare contro il pallino, direzione stretta. Adesso Pacini con un due sponde può farne 4, si pizzica il pallino addirittura a 6, portarsi a 78. Invece farne 6, si porta a 78 contro il 47 dell'avversario. Due per lui, anzi 10, forse 12, ne fa 10, vince la partita e va in semifinale. Termina.